impregnata della grazia di Dio, di una grazia di purificazione che ci faccia vivere la vita nuova in Cristo, la vera vita cristiana. Una vita cristiana, quella che noi viviamo, che non è tanto dissimile dalla vita degli altri popoli. Eppure noi siamo nati in Cristo, abbiamo ricevuto una nuova esistenza in Cristo, siamo creature nuove, siamo il fermento della vita nuova sulla terra, e questo lo abbiamo dimenticato. Ci siamo adeguati alla vita del mondo, alla vita degli abitanti di questo mondo. Proprio nell'Apocalisse, fra gli abitanti di questo mondo, fra gli abitanti della terra, non sono annoverati i cristiani. I cristiani, nell'Apocalisse, non sono gli abitanti della terra. Appartengono al cielo, sono stirpe divina, perché hanno una nuova esistenza in Cristo Gesù. Eppure noi ci siamo mimetizzati tanto con il mondo da considerarci abitanti di questo mondo, si intende il mondo pagano, il mondo in cui viviamo, permeato di incredulità, attaccata alla terra, diviso, permeato dalle tre grandi concupiscenze. Abbiamo bisogno di una profonda purificazione. Dobbiamo comprenderlo questo. Tutta la nostra vita cristiana deve essere bagnata nella grazia di Dio, deve essere impregnata di cielo. Altrimenti noi continueremo a celebrare tutti i convegni di questo mondo e la nostra vita non si sposterà neanche di una virgola, né nella professione della fede, né nella speranza che dovrebbe alimentare la nostra vita quotidiana in vista del cielo, né nella nostra carità che dovrebbe unirci gli uni con gli altri nella professione dell'unica fede e dell'unica speranza e farci sentire tutti figli dell'unico Padre e fratelli tra di noi. Dico che abbiamo bisogno di una profonda purificazione della nostra fede, della nostra speranza, della nostra carità, una profonda purificazione della mente, del cuore, della vita, perché risplende il volto di Cristo in ognuno di noi che siamo membri del corpo di Cristo. Dovrebbe risplendere il volto del Signore, che non si vede, che non si vede. Ecco perché dobbiamo lavarci, lavarci, lavarci continuamente nella forza dello Spirito. Soltanto lo Spirito può lavare la nostra vita e far risplendere il volto del Signore. È quello che noi domandiamo questa mattina al Signore. E dobbiamo domandarlo ogni giorno. Spirito di Dio, scendi su di noi questa mattina e incomincia a lavarci, a lavare la nostra vita, perché risplendi il volto del Signore. Spirito di Dio, vieni, lava la mente, lava il cuore, lava tutta la nostra vita, fa risplendere quel che ancora rimane di cristiano in noi. Spirito. Thank you.
Dio, scendi su di noi. Riempici, usaci, Ialini aiurenti alara iene manchi loier un taco tomostana. Malaraiani kenti mara nuenno roiurinonano. Pioggia di Dio scendi su di noi. Pioggia di Dio scendi su di noi. Ialina iaranna miro iona iu, sciorani enna allarana iure. La terra riarsa chiede la pioggia implorata scenda su di noi. Iulinu aninu corini anono iavaronta uami. Guarin unite l'orinte manco le erenu, ma la gente anacosciunte a tu starato. Le fauci sono riarse, si voltano in alto chiedendo l'acqua, ma acqua non ce n'è, per i miseri manca il pane, manca l'acqua per gli assetati. Scendi, Signore, con la tua pioggia dentro di noi, dalla terra assetata, l'acqua che dà la vita, gli arranto cogliolano, ma la raienuana gli allusciranno più. Ecco, fratelli e sorelle, abbiamo invocato l'acqua, abbiamo invocato la pioggia del cielo e l'acqua dello Spirito. Quando i cieli si aprono, cioè il cuore di Cristo, i cieli sono il cuore di Cristo, l'acqua fiotta, esce l'acqua dal cuore di Cristo. E quest'acqua che nel simbolo noi benediciamo, e con quest'acqua che noi saremo aspersi, ma interiormente è lo Spirito che scenderà dentro di noi per far maturare dentro di noi propositi di fede, di speranza e di amore, cioè per rinnovare la vita cristiana, per far risplendere il volto di Cristo in ciascuno dei credenti. O Dio eterno e onnipotente, ti hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevessi il dono della vita nuova. Benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia, e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergimi, Signore, con l'issopo e sarò purificato. Lavami, Signore, sarò bianca dalla neve. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, dal cuore del Signore. A quanto giungerà quest'acqua porterà salvezza e tutti canteremo Alleluia. Alleluia.
Voi siete stirpe eletta, popolo santo, di sacerdoti e re. Proclamate le meraviglie del Signore. Egli ha vinto la morte, ha vinto le tenebre, ha vinto il male e ci ha chiamati alla sua santa luce. Alleluia. Alleluia. O Dio onnipotente, purificaci dei nostri peccati, fa risplendere il volto del tuo Figlio su di noi, e in questa celebrazione rendici degni di partecipare alla mensa del tuo regno. Te lo domandiamo per lo stesso Cristo, nostro Signore. Amen. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria, Santissima Sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro dei Maccabei. In quei giorni il re Antioco percorreva le regioni settentrionali e seppe che c'era in Persia la città di Elimide, famosa per ricchezza e argento e oro, che c'era un tempio ricchissimo dove si trovavano armature d'oro, corazze e armi lasciate là da Alessandro, figlio di Filippo, il re macedone, che aveva regnato per primo sui greci. Allora vi si recò e cercava di impadronirsi della città e di depredarla, ma non ci riuscì, perché il suo piano fu risaputo dagli abitanti della città, che si opposero a lui con le armi. Egli fu messo in fuga e dovette ritirarsi con grande tristezza e tornare in Babilonia. Venne poi un messaggero in Persia ad annunziargli che erano state sconfitte le truppe inviate contro Giuda, che Lisia si era mosso contro un esercito tra i più agguerriti, ma era rimasto sconfitto davanti a loro, e che si erano rinforzati con armi e truppe e ingente bottino, riportato dagli accampamenti che avevano distrutti, che inoltre avevano demolito l'idolo da lui innalzato sull'altare in Gerusalemme, che avevano circondato con mura alte, come prima il santuario, e anche a Bethzur, una sua città. Il re, sentendo queste notizie, rimase sbigottito e, scosso terribilmente, si mise a letto e cadde ammalato per la tristezza, perché non era avvenuto secondo i suoi desideri. Rimase così molti giorni, perché si rinnovava in lui una forte depressione e credeva di morire. Chiamò tutti i suoi amici e disse loro: «Se ne va il sonno dai miei occhi e ho l'animo oppresso dai dispiaceri. Ho pensato, in quale tribolazione sono giunto, in quale terribile agitazione sono caduto, io che ero così fortunato e ben voluto sul mio trono. Ora mi ricordo del male che ho fatto in Gerusalemme, portando via tutti gli arredi d'oro e d'argento che c'erano e mandando a sopprimere gli abitanti di Giuda senza ragione. Riconosco che a causa di tali mali mi colpiscono questi mali, ed ecco, io muoio nella mia più nera tristezza in paese straniero». Parola di Dio. Prendiamo grazie. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore.
In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali negano che vi sia la risurrezione. E gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se a qualcuno muore un fratello che ha moglie, ma senza figli, suo fratello si prenda la vedova e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque sette fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, poi il terzo, e così tutti e sette. E morirono tutti senza lasciare figli. Da ultimo anche la donna morì. Questa donna, dunque, nella resurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose: I figli di questo mondo prendono moglie, prendono marito. Ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della resurrezione dei morti non prendono né moglie né marito, e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli, ed essendo figli della risurrezione sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando chiama il Signore: Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per Lui. Diciamolo insieme: Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi, perché tutti vivono per Lui. Dissero allora alcuni scribi: Maestro, hai parlato bene, e non osavano più fargli alcuna domanda. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Questo tratto del Vangelo è di grande attualità per quell'affermazione che Cristo fa della resurrezione dei morti, della vita futura. In cui non tutti i cristiani credono fermamente, pur essendo un articolo fondamentale del credo. C'è un'eresia che serpeggia nel mondo cristiano, la reincarnazione, che è contraria alla resurrezione. Se Cristo non è risorto, ma si deve ancora reincarnare, tutta è vana la nostra fede. Se noi dopo la morte, unica vita, non risorgiamo, è vana la nostra speranza. L'eresia della reincarnazione, che oggi viene anche propagandata nella televisione, in misteri, in questa trasmissione che mira la fede dei cristiani, anche che trova
tanti aderenti e tanti ascoltatori. Viene propagandata nei libri, nelle riviste, è una dottrina falsa, perché contraddice il credo cristiano. Ma ritorniamo al Vangelo, proprio in questa parte in cui si bolla questa dottrina falsa della reincarnazione. In queste pagine in cui Gesù ribadisce la resurrezione, quell'articolo di fede che noi professiamo, credo nella resurrezione della carne, nella vita eterna e così sia. Ai tempi di Gesù c'erano due scuole, quella di Shammai e quella di Hillel. C'era la scuola frequentata dai farisei, c'era la scuola frequentata prevalentemente dai sadducei. La scuola dei farisei credeva alla risurrezione, fermamente. Credeva agli angeli e ai demoni. La scuola invece dei sadducei, che pure era frequentata da molti sacerdoti, non credeva né angeli né demoni né risurrezione della carne. Una volta che Gesù sconfigge i farisei in altre dottrine, perché Gesù è imparziale, egli è la dottrina, egli è la verità, una volta che confonde i farisei su altri punti di dottrina false, in questa pagina del Vangelo confonde i sadducei, i quali si avvicinano a Gesù e lo vogliono mettere in difficoltà, narrando un apologo banale. Ma in quell'apologo banale che Gesù fonda quell'asserzione così valida per noi, che mette a tacere i sadducei e tutti gli uomini i quali non credono in questa verità enunciata da Cristo. Ricordate l'apologo. Secondo la legge ebraica, se qualcuno muore, il fratello che ha moglie, ma non ha figli da quella moglie, deve prendere la vedova per dare discendenza al proprio fratello, cioè deve sposare la cognata. Ora c'erano 7 fratelli, il primo prese moglie, ma morì senza figlie. Subentrò il secondo, prese la stessa donna, secondo la legge, e morì. E così tutte e 7 morirono l'uno dopo l'altro. Una donna tremenda. Alla fine morì anche lei. E dicono i sadducei, nella cosiddetta resurrezione dei morti, se è vero che i morti risorgono, questa donna di chi sarà
del primo, del secondo, del terzo, del quarto, quinto, sesto, settimo, volevano mettere Gesù in difficoltà. Gesù poteva rispondere ironicamente, come tante volte faceva ironia: non la vorrà nessuno, una che si è asciugata 7 mariti, e chi se la prende? Ma Gesù deve dare una dottrina, deve ribadire una verità, e dice: voi figli di questo mondo prendete moglie, prendete mariti, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della resurrezione dei morti, non prendere né moglie né marito. Quelli che sono degni della resurrezione dei morti, quelli che risorgono per la vita eterna e nemmeno possono morire, perché ormai sono resi immortali, sono uguali agli angeli, ed essendo figli della resurrezione sono figli di Dio. Qui c'è una netta distinzione tra i figli di Dio e i figli del mondo, tra i figli della luce e i figli della tenebra. Questa distinzione noi oggi non la ammettiamo, tutti siamo uguali. Però dobbiamo ricordarci che è vero questo. Tutti siamo chiamati ad essere partecipi del regno, ma in realtà non è così. Finché viviamo in questo mondo, come dice il Vangelo, siamo come un mare dove ci sono i pesci buoni e i pesci cattivi, ma la separazione avverrà. Siamo un campo seminato dove c'è il frumento e la zizzania. Quando verranno gli angeli, separeranno la zizzania e la butteranno nel fuoco, mentre del frumento sarà fatto il pane di Dio. C'è dunque una distinzione. Non si vede, perché tutti siamo nel medesimo campo. Non si vede, perché tutti siamo nel medesimo mare. Ma già ci sono quelli che sono zizzania, quelli che sono frumento, quelli che sono pesci buoni, quelli che sono pesci cattivi, quelli che sono capri, quelli che sono pecore. Il Vangelo di Vantieri. Gesù separerà i buoni dai cattivi, i buoni alla vita eterna, i cattivi giù all'inferno. È bene che noi abbiamo davanti ai nostri occhi questa grande verità, ma crediamo alla resurrezione dei morti. Non ci sono altre vite dove possiamo evolverci, purificarci, elevarci, diventare entità superiori. Tutte basane, tutte fandonie di maestri improvvisati, di sapienti che non hanno la luce del Verbo, perché la luce è una ed è Cristo, la verità è una ed è Cristo. Tutti quelli che sono venuti prima di me, diceva Cristo, sono tutti impostori. Lui è la verità e noi prendiamo la verità dalla sua bocca, non da altre bocche. Gesù ribadisce che in realtà c'è la resurrezione dei morti.
e dice: Abramo, Isacco, Giacobbe sono vivi, erano morti e sono vivi. Tant'è vero che dice la scrittura: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma è Dio dei vivi, perché tutti vivono per Lui. Tutti vivono per Lui. Fratelli e sorelle, noi già viviamo per Lui. È il grande enunciato della lettera ai Corinzi, alla fine del primo capitolo. Per Lui voi siete in Cristo, dove viene proclamata la nuova esistenza, la nuova esistenza. Io vorrei su questo punto richiamare la vostra attenzione e chiudo. Abbiamo sì la vita, quella che ci hanno dato il padre e la madre, ma abbiamo una seconda vita, quella che è vera, quella che già è iniziata in noi e ci ha dato Dio Padre in Cristo Gesù. In Cristo Gesù, per Lui Cristo Gesù, voi siete. Noi siamo, esistiamo in Cristo Gesù con una nuova esistenza, diversa da quella che abbiamo da nostro padre, da nostra madre. È per questo che Gesù ci insegna la preghiera: Padre che sei nei cieli. C'è quasi una rinuncia, o meglio, una messa da parte della paternità, della generazione terrena. Il cristiano ha un nuovo padre, che è quello che sta in alto. È Lui il Padre che ha dato la vita nuova, la vita in Cristo, che ci ha generati in Lui mediante la parola di verità, ha messo il seme divino dentro di noi, lo Spirito di Cristo, in cui noi gridiamo Abba Padre. È una nuova generazione, la generazione della luce, la generazione eterna, la nuova creazione. E Cristo è il primogenito della nuova creazione. E coscientizzare questa realtà, e coscientizzare la nostra vera identità, per cui non siamo gli abitanti della terra, come dice l'Apocalisse, ma siamo i cittadini del cielo, stirpe divina, regale sacerdozio. Viviamo sì insieme, ma il destino è diverso. Si vive insieme, destino diverso, quando verrà l'ora della separazione, l'ora della verità. Ma già questa vita il cristiano ce l'ha, può perderla, ma ce l'ha, ed è su questa vita che dobbiamo fondare il nostro futuro. Fratelli e sorelle, è una verità basilare che, se vissuta bene, cambierà la nostra vita,
e che dimentichiamo facilmente chi siamo e perché siamo qua giù. Lo Spirito Santo ci deve ricordare chi siamo, ci deve ricordare la nostra identità in Cristo, ci deve ricordare che come uomini siamo morti, ma se siamo vivi lo siamo in un'altra esistenza, quella in Cristo, che sarà eterna, che è già incominciato col battesimo dentro di noi. E vale la pena coltivare questa seconda esistenza perché è quella che durerà in eterno. Fratelli e sorelle, il Signore ci chiama alla fede, alla vera fede. Il Signore ci chiama alla speranza che non delude. Non possiamo attaccarci alla terra e vivere per i valori mondani che sono dati pure da Dio, ma che non possono attanagliare la nostra esistenza, totalizzare tutto il nostro desiderio. La carità, l'amore di Dio deve unirci a Lui, riconosciuto come nostro Padre, deve legarci tra di noi, riconoscendoci figli dell'unico Padre, fratelli in Cristo Signore, per una nuova esistenza. E allora che la nostra vita viene levitata, e allora che il Vangelo della verità e il Vangelo della carità risplenderanno in mezzo a noi. Sapete che cos'è questo Vangelo? È Gesù verità, è Gesù amore, che deve risplendere nella nostra fede e nel nostro comportamento fraterno, cioè considerandoci tutti figli dell'unico Padre, considerandoci tutti figli e fratelli tra di noi e lavorando tutti insieme, non per questo mondo, ma attraverso questo mondo per la vita eterna. Amen. E che viene la conferma dalla parola di Dio che abbiamo annunciato e del canto che abbiamo elevato al cielo. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli posando su di me la destra mi disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo, io sono il vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre, e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che accadranno dopo. Signore, noi crediamo in Te che sei il vivente. Tu eri morto, e adesso sei vivo, sei il vivente in mezzo a noi. Chi crede in Te vive e non morrà mai più. Grazie Signore, gloria a Te Signore. E adesso, fratelli e sorelle, innestiamo la nostra preghiera. Signore, prima di pensare ai nostri sofferenti, io questa mattina voglio porgerti la preghiera per tutta la nostra patria,
per l'Italia, per la Sicilia, per Palermo. Del resto questo luogo è sorto qui per radunare il popolo, invitarlo alla preghiera, implorare perdono per i peccati della cittadinanza e per pregare per i governanti dell'Italia, della Sicilia, della città. È il luogo di preghiera per implorare perdono dei peccati della cittadinanza e implorare luce per i governanti, per coloro che ci reggono nella vita di civile. Signore, noi ti preghiamo per l'Italia che va in pezzi, ti preghiamo per i politici che hanno perduto la testa, hanno perduto la direzione. Signore, ti chiediamo la luce della sapienza per loro. Ti chiediamo la carità tra di loro, la sapienza, per comprendere qual è il vero bene dell'Italia, il vero bene dei cittadini. E la carità, questa virtù cristiana, che deve alimentare la comunione, non la divisione. Signore, ti chiediamo perdono di tante divisioni, di tante fazioni, di tante calunnie, delle continue accuse che dilaniano la nostra patria e la rendono vile al cospetto del mondo. Signore, ti chiediamo di salvare l'Italia da quegli stessi i quali debbono costruirla e di dare a tutti la sapienza del Vangelo, di dare a tutti la carità che manca, perché tutti si riconoscono costruttori dell'unico edificio che deve sostenere la vita morale e la vita cristiana degli abitanti del paese. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Diciamo tutti insieme. Salva la tua terra, oh Signore. Salva la tua terra, oh Signore. Signore, ti preghiamo per tutti gli indagati, perché abbiano la forza di sostenere e di far emergere la verità. Ti preghiamo per tutti i giudici, perché perseguono la giustizia doverosa, ma la amministrano con l'amore, non con spirito diverso dall'amore. Ti preghiamo, Signore, per tutti i carcerati, rei e innocenti, perché in tutti c'è il volto di Cristo sfigurato, il vero carcerato, e non c'è distinzione tra carcerato per delitto e carcerato senza delitto. Lui è in tutti i carcerati e dobbiamo rispettare tutti i carcerati, perché c'è Cristo in ogni carcerato. Signore, ti preghiamo per tutti i carcerati, perché siano trattati sì con giustizia, ma con riverenza, carità, perché c'è la dignità umana da salvare, che non può essere mai obliterata. Signore, ti chiediamo che si coniugano giustizia e carità insieme, perché questa è la tua volontà. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Libera il tuo popolo, Signore. Libera il tuo popolo, Signore. Signore, ti preghiamo che coloro che ci governano
individuino i veri mali della società, individuino tutto ciò che divide, tutto ciò che corrode, tutto ciò che porta alla distruzione, e salvino i grandi valori della vita, i grandi valori umani, civili e religiosi. Lottino per il trionfo del bene. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Salva il tuo popolo, Signore. Per il capo dello Stato, perché abbia luce necessaria e distinguere il bene dal male, i fautori della pace dai non fautori della pace, quella pace che Cristo è venuto a portare sulla terra. Per i capi del governo, per tutto il governo nazionale, il governo regionale, perché abbiano davanti a loro il bene dei cittadini, la tutela dei veri valori, quelli che costruiscono la vita. Per i capi della città, perché la governino bene, perché tutelino i diritti di tutti, soprattutto dei poveri, degli oppressi, degli emarginati. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Guida il tuo popolo, Signore. Guida il tuo popolo, Signore. Per i nostri poveri che abbondano, per tutti i nostri ammalati che abbondano, per tutti i disagiati, per tutti quelli che corrono rischio, per tutti quelli che gridano e non trovano aiuto, per tutti quelli che si trovano in disagio economico, morale, sociale, familiare, per tutti questi, Signore, noi ti preghiamo. Ascolta il tuo popolo, Signore, ascolta il tuo popolo, Signore. Per le nostre famiglie, che vivono momenti tremendi, perché debbono lottare per mantenersi unite, dove già penetra il germe della divisione e della distruzione. Per le nostre famiglie, perché siano illuminati dalla luce del Vangelo, perché marito e moglie si comprendano e non pensano al primo urto di dividersi, ma di cementarsi in Cristo, perché i figli riconoscono i diritti dei genitori e i genitori riconoscono i diritti dei figli. Signore, per le nostre famiglie che sono minate in radice, non c'è una famiglia in pace, non c'è una famiglia senza un grave danno, o morale o fisico, per tutte le nostre famiglie minate dal nemico, per queste famiglie a cui tutti apparteniamo e sono la cellula della vita, la cellula della società, del domani, per queste famiglie noi ti preghiamo. Pace sul tuo popolo, Signore. Pace sul tuo popolo, Signore. Per tutti noi qui riuniti, perché la luce della verità penetri in noi, perché ogni parola del Vangelo sia semente di vita nuova
perché noi ci riscuotiamo, ci risvegliamo, noi tiepidi, e riprendiamo il cammino verso il bene, il cammino verso la vera vita, morale, sociale, cristiana in tutti i parametri. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore. E adesso preghiamo per gli ammalati, i sofferenti, che si appellano a questa comunità del sabato per avere aiuto dalla comunità. Signore, ti raccomandiamo tutti quelli che si sono raccomandati in questa settimana a noi e che sono presenti mentalmente qui. Ascolta, Signore, il loro gemito. Ogni nome che verrà pronunziato è un dramma davanti a te, che tutti noi riviviamo e per la cui soluzione noi impetriamo il tuo aiuto. Signore, durante la celebrazione opererà guarigioni, parecchie guarigioni interiori e diverse guarigioni anche fisiche. Intanto diamo lettura di una testimonianza, se c'è qualcuno che voglio dare brevemente una testimonianza da Dio, dobbiamo proseguire nella celebrazione della Santa Messa. Però vi assicuro che il Signore è in attività, attendete da Lui, implorate da Lui. La Santa Messa è già veicolo di guarigione, perché Gesù si immola per noi e ci guarisce, ci libera, ci consola.